Avrei tanto voluto essere lì con voi, ma è come se lo fossi. Io non sento più sete, ma sono contento che voi possiate avere tanta buona acqua da bere. Vi vedo, sono accanto a ognuno di voi e vi abbraccio forte forte. Vi guardo mentre siete lì tutti insieme, che rivolgete lo sguardo verso il basso, in fondo al pozzo, per cercare di scorgere il luccichio dell'acqua. Se guardate bene, forse riuscirete a scorgere nell'acqua un riflesso fugace, un lampo. È il flash della mia macchina fotografica mentre vi scatto una foto. E sarà così ogni volta che attingerete l'acqua dal pozzo. Fisserò l'immagine del secchio che sale, dell'acqua che tracima e del bimbo che si disseta raccogliendo l'acqua nella conca delle sue piccole mani. Sarà come essere lì, in mezzo a voi, nella luce chiara degli altipiani. Tra i colori dei vestiti e l'aria fresca che accarezza i tetti delle capanne e le austere sagome delle chiese di roccia. Sarà come rivedere i paesaggi dolci e forti che mi hanno riempito gli occhi e il cuore. Sarà come non averli lasciati mai. Sarà come non avervi lasciato mai. Mi ha permesso di dimostrare l'amore che ho per tutto il genere umano, per gli uomini, per questi esseri. E quindi ringrazio proprio questa associazione, la Butterfly, l'amore. Quindi voglio solo ribadire che questo pozzo mi ha permesso di dimostrare l'amore per il mio prossimo. Cogliere l'occasione di questa ripresa, quindi per tutte le persone che lo vedranno, di cominciare a fare un po' meno del superfluo, io sono il primo che ho il superfluo, e di cominciare a fare queste bellissime cose che, come potete vedere qua intorno, cioè non c'è niente, questi bambini, queste persone non hanno niente. È la prima cosa che hanno bisogno dell'acqua. Quindi chiedo a tutte le persone care che conosco, amiche, di impegnarsi e fare altrettanto in queste cose qua, che sono le cose veramente concrete della vita. Non è spendere tutta la giornata nel lavoro e nel fare cose che non servono a nulla, ma nel fare soltanto queste cose qua, che sono le più importanti della vita. Grazie mille. I am very happy by a certain way because all this pain today will be converted in joy for all these young people because they will have water and their life will be probably more easy in the future. Umman tabiatatko ma'ala yaltane baroko baraka kino namite tal namite gulgin zukone tami nanu sunna na badurre na bahima mata kino namite kyamla yadda Lei la catamala, un bel tecnicani, catamala, mudu la matani, tamarkeli, ten hanamiskin, ten bella crabe, tal sinni bari hinga, bomba, no imirke, imirke, time namiskin, tamamco, osa, tu tai la tadetaneja, tarke coto, ede, gani, magulu, tam, nian in bali, tai la, tarke coto, bittinir, tilue cani, agana, catamala, tu seni bota, no tidenco, time namiskin. Grazie.
Ringrazio i miei concittadini per aver aderito al progetto e aver sostenuto questa scelta dolorosa, ma da oggi questi ragazzi potranno soffrire di quest'acqua, bere acqua pulita, cosa che non hanno avuto in questi ultimi anni. Questa è la mia prima bottiglia d'acqua di Alessandra, il mio angelo. Abbiamo fatto la scuola per Simone, dedicata a Simone, e vi devo dire che è una grande soddisfazione. Ci riporta la gioia dentro i cuori dei nostri cari che mancano. E a me mi sembra che mio figlio sia qui, in mezzo a questo bambino. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, grazie di aver trovato la Butterfly che mi ha permesso di aiutare a fare questo progetto che è molto bello, ecco, questo è il caparone di mio figlio. E questi sono, fai conto, sono tutti i miei figli e li vedo loro ricresce, ecco, questo è bellissimo e vi garantisco che vi farà veramente felici. Non guardate le mie lacrime, che sono di gioia, al suo dolore, io non saprei che cosa fare. Qui sono 30 km in mezzo alle montagne, ci vogliono 3 ore per arrivare a questa scuola di Sterrato. Questi bambini ci mettono un'ora per venire a scuola a piedi, li ho visti salire e scendere dalle montagne. E questo ti dà la gioia di dire, ecco, ho realizzato qualcosa che darà un futuro a una generazione nuova. Oggi 4 giugno siamo qui in Etiopia con io e mia figlia Chiara. E Marco purtroppo non ha potuto essere in questo posto per inaugurare il pozzo di Maimes dedicato a Fabio, un pozzo di acqua riabilitato dopo 3 anni di inattività che darà acqua a circa 300 persone. Questo progetto l'abbiamo condiviso con la Fondazione Butterfly e con tutti quelli che ci hanno sostenuto e che ringraziamo. Fabio continua a farci viaggiare tra gente colorata, ma vera, povera e autentica. E questo progetto di così grande senso ci inonda il cuore di luce. E c'è un segno che ci ha dato, c'è un arcobaleno rotondo che circonda il sole in questa giornata e lui è qui con noi e vivrà anche qui con questa gente. Grazie a tutti. Thank you.
sia veramente tanta, si vede, penso. Ieri ragionavo su magari che cosa avrei provato, ma è indescrivibile. È vero, Claudio, hai detto bene prima. È proprio qua. E sono contenta di aver fatto questa esperienza che voglio continuare a vivere, perché mi sta dando tanto e mi sta dimostrando che veramente si può trasformare il dolore in amore. E basta. Quindi grazie anche a voi di fare questa esperienza con noi e anche di averci permesso di farla, perché se non ci fossero state tutta una serie di coincidenze, oggi non saremmo qui.